E eh, signori, eccoci qui. Come avete visto dal timelapse, abbiamo subitissimo costruito un palazzotto proprio lì al centro. Ma cos'è là sopra? C'è qualcosa? Un mob? oddio non ci credo è sforato proprio qua sopra e eh, ha pure lasciatri capire. capite vabbè quella col ferro però è interessante comunque le teste sì devo prendere le teste da nazione. però vabbè comunque signori benvenuti rieccoci qui questo palazzotto l'ho costruito in una live l'abbiamo fatto insieme è venuto veramente un sacco bene mi piace un casino e sembra quasi un hotel infatti a proposito di hotel stavo pensando dato che comunque noi se non erro dovremmo vendere i villagers lo so che è strano da dire ma sì dovremmo vendere i villagers oppure le cose relative ai villagers come per esempio i libri incantati roba del genere stavo pensando a questo punto di fare qualcosa inerente a loro qui dentro magari questo lo possiamo far diventare una sorta di hotel dove tu arrivi paghi e ti prendi un villager e te lo porti appresso lo so suona malissimo suona malissimo come cosa ma se dobbiamo comunque creare un'economia anche con loro scusatemi ma devo farla questa roba qui lo costruiamo a mo' di hotel come vedete è tutto vuoto dentro però vabbè vedremo un pochino di fare qualcosa nel frattempo, tra una live e l'altra, mi sono portato avanti anche per quanto riguarda un pochino i dettagli qui intorno. Abbiamo deciso un design per quanto riguarda, per esempio, i lampioni, questi sono i lampioni esattamente. Funzionano abbastanza bene, hanno le luci, quelle che non si vedono sotto queste specie di LED, come vedete. Questi sono, dovrebbero essere tipo, dovrebbero simulare dei LED, ma vabbè, non potevo fare altro. Ringrazio anche R2D2 perché mi ha dato a lui una mano a fare tutti questi lampioncini qui intorno. Ne dobbiamo mettere sicuramente degli altri. Poi riguardo Guardo lo scorso episodio, mi avete detto in tanti, sia in live che sotto il video, che bisognava comunque trovare una soluzione per quanto riguarda la parte piatta interna di questi palazzotti qui e infatti guardate che cosa <ride> sono andato a creare. Ebbene sì, un murales ci sta tutto. Se lo volete penso che lo metterò sempre su Discord sul canale dedicato agli abbonati. E si sì, abbiamo coperto tutto con un graffito bello carino. Secondo me ci sta veramente un sacco bene. Urbanizza di più la situazione. E a proposito di urbanizzare di più la situazione, ho fatto una cosa che potrebbe essere anche di pessimo gusto. Però a New York c'è, ovvero il barbone: il barbone per strada. Assurdo. Sì. E noi possiamo praticamente mettere una targhetta slip. a Qualsiasi mob, probabilmente: villager, spill e loro si stendono no? tra l'altro vi faccio notare anche che la loro hitbox quando sono stesi è questa e quindi per rendere questo piccolo più realistico abbiamo fatto questa roba poi questi sono i nuovi cassettoni credo sia il design definitivo per creare i cassettoni proprio della monnezza infatti ne ho messi due qui modificati e ne ho messi altri anzi un altro precisamente qui perché comunque questa parete è abbastanza piatta tant'è che come vedete c'è un altro graffito questi sono tutti quanti inventati completamente da me e ne vado un sacco fiero perché sono venuti bene. Spero che piacerà anche a Mino perché comunque questa costruzione è la sua. Il negozietto qui è il suo e come vedete qua è piatto. Piccolino, compatto, ci è entrato alla perfezione qui dentro. Come vedete anche pari perché la struttura che ha utilizzato lui, che ha costruito lui, è pari e oh, funziona. Cioè, a me piace veramente un casino. Sono tra l'altro questi due, Spider-Man e Batman, e i miei supereroi preferiti. Uno della DC Comics e un altro della Marvel. Ora, come vedete qui ci sono delle scale, non a caso, perché vorrei portare dei villagers. Uno lo avevamo qui, che stavamo provando a portarlo qua su, ma ci è morto praticamente. E un altro l'abbiamo utilizzato come barbone. Quindi adesso andrò a prendere probabilmente un altro villager da questo villaggio, perché questo villaggio a quanto pare è stato depredato ma ha ancora un sacco di villagers quindi me li vado a rubare da qui me li porto appresso e li faccio affacciare anche da queste scale antincendio credo che ci stia abbastanza bene come cosa credo sia una cosa simpatica e anche per dare un senso diciamo anche a queste costruzioni un, una vita insomma a tutto questo Oh, ma tu scherzi? Ma qui ce ne sono una marea di villagers. Guarda qua. Questo è il villaggio qui vicino, no? Ce ne sono veramente un casino. Ora me ne porto tipo tre. Però penso che me ne verrò a prendere degli altri a questo punto. Dobbiamo andare verso sud. Benissimo, sì. Se non sbaglio, ho creato anche un tunnel qui da ste parti. Eccolo là. Super semplice. Perché poi a scendere e salire Sti tizi a un certo punto ti fanno perdere la cordicella. Vi risparmio tutta la camminata. Ecco, vedi, vedi, mannaggia lui. Solo per saltare un blocco e un macello. Vi risparmio la camminata. E ci vediamo direttamente lì. Che poi passando per il Nether ho pensato, dato che comunque mi serviva del cibo e noi abbiamo la farm di Oglin, di fare effettivamente qui una sorta di macellaio e vendiamo la carne, nessuno se la comprerà mai. Lo so perché comunque adesso ci sono le carote d'oro, addirittura Mino vende le mele d'oro in uno di questi shop, quindi cioè chi è che si va a comprare la carne, però potremmo vendere effettivamente la pelle, cosa che potrebbe servire tantissimo per fare gli item frame, robe del genere. Questi tizi li devo slegare e li vorrei attaccare un attimino da qualche parte, tipo due di loro li vorrei mettere dietro a quel bancone, la, la reception, diciamo così, tu resta lì, non ti muovere, sì, se, se faccio shift vedo che cosa hanno nell'inventario, questa cosa è fighissima e posso vedere anche cosa c'è nelle shulker questa è una cosa della tweaker l'unico problema è che nei server non funziona perché comunque tu devi caricare all'istante una cosa che si trova dentro una shulker non ve lo so spiegare precisamente cioè, ho capito come funziona la cosa cioè tipo in single player funziona ti metti un pulsante io per esempio ho messo shift ovviamente c'è un minimo di freeze perché deve caricare quella zona lì come se ci fosse qualcuno che la sta aprendo no? ora le voglio ficcare qui dentro dietro a questa reception perché in teoria se salgo qui cioè se saltano qui dietro in teoria non possono più effettivamente saltare vedi perché perché c'è il miele qua sotto eh? quindi invece di mettere robe strane da queste parti e rischiare di vederli comunque saltare preferisco sinceramente mettere del miele qui sotto al massimo si sentirà il suono del miele dello schifo del miele ecco per esempio questa cosa che cercano di fuggire qui non mi piace tipo se metto così siete ancora, ah no, sono ancora interessati a voler passare per di qui. Vabbè, troverò una soluzione. Per ora metto una testa qui, molto, molto bello. Così, vedete, possiamo creare delle specie di lampade molto, molto più carine. Come vedete, ha solamente due entrate. In realtà, all'inizio ne doveva avere tre. Infatti, qui devo ancora chiudere. Mi sono pure dimenticato. Vedete, qui c'è un tappeto centrale. Qui ci sono delle poltrone d'attesa. Diciamo così, no? Sai, dove si mettono anche le valigie, dove sta la gente che aspetta, eccetera, eccetera. Ho messo dei quadri in giro, delle robe giusto per dare un po'. Di colore da queste parti. È un bel lampione centrale. Questo qui l'ha fatto R2D2, un aiutante, lo ringrazio tantissimo. L'abbiamo messo qui al centro. Abbiamo dovuto alzare un pochino il soffitto, ma ci sta. Con un soffitto a cassettoni, diciamo così, perché il si storia dell'arte sa di che cosa sto parlando. Comunque, queste sono in teoria Delle ascensori. Mi piacerebbe vederle veramente in funzione, non con la redson, queste robe del genere. Perché comunque credo non ci sia spazio. Proprio necessario per fare una roba co così. Vediamo al volo con le scelte. Shaders è... porca miseria. se shaders qui non so per quale motivo danno più l'idea della plasticità delle cose. Non so se mi spiego. Non lo so, sembra che danno una forma effettiva ai blocchi. Ah, comunque, a proposito di blocchi, finalmente ho ordinato Ste Shulkers. Non ce la facevo più, erano tutte dello stesso colore. Non riuscivo effettivamente più a capire dove fossero tutti i blocchi che mi interessavano e quindi adesso finalmente le ho gestite vedete per esempio questa shulker serve solamente per concrete e terracotta ora smisto un po' di villager vedo un attimo dove ficcarli per esempio quest'altro magari lo metto affacciato in uno di questi balconi e ci portiamo leggermente avanti dai È un'altra costruzione, signori, è bella che è fatta. Mamma mia quanto ci siamo portati avanti in questo episodio soprattutto. E quanto ci stiamo portando avanti qui, in questa città. Sì, ok, che um, devo chiudere delle cose. Per esempio <ride> qua dietro devo ancora chiudere. No, vi prometto che lo farò, lo farò, lo devo fare anche perché il buon mandetto nuovo membro Redcraft si è preso questo palazzotto bene sì lo ha preso per venderci il ferro nuova farm di ferro che ha creato lui non so effettivamente dove si trovi perché ancora devo andare a vedere la sua zona ancora devo vedere tutto però sì ci vende il ferro ce lo vende per tre diamanti uno stack uno stack ovviamente di blocchi quindi non uno stack di ferro adesso ce l'abbiamo stiamo a posto e possiamo portare avanti i nostri progettini qui che comunque richiedono ferro Sì, richiedono tanto ferro per questo <ride> lei Anvil. Le Anvil sono bellissime, ragazzi, per andare a, a fare particolare. Ah, attenzione, comunque. <ride> Bellissima questa cosa. Questo l'ha fatto Milo, eh. Li ha messi un po' in giro, sti cosi. Non so dove. Ne ha messi altri. Tipo, un altro, eccolo lì. Un altro sta lì. Vediamo un attimo che cosa esce. Ok, una pianta. Fichissimo perché poi è riempito il composter, vedi? Quindi non si vede che cosa c'è sotto. E comunque, questo palazzotto qui sarà il palazzotto, ovviamente, per vendere carne e pelle, soprattutto la pelle. Ci cioè, dobbiamo proprio spingere sulla pelle. Per quanto riguarda i diamanti, perché può essere un materiale che servirà un po' a tutti quanti, sicuramente. Se vedete questo pezzo completamente piatto, è perché qui ci sarà la scritta market, tutta fatta con i banner. Avete preso. Presente quei banner che abbiamo utilizzato anche nella zona western dell'almo di gioco a Minecraft? Ebbene sì, utilizzeremo dei banner del genere e scriveremo market perché poi, tra l'altro, senza volerlo, ci entra perfettamente M-A-R-K-E-T. Ottimo, ottimo. Si entrerà qui per il market. Invece, questo sarà l'ingresso del palazzo cioè se vogliamo salire ai piani superiori possiamo tranquillissimamente prendere quest'altro accesso che sarà diviso mi è piaciuto tantissimo fare un'altra scala antincendio guardate quanto è carina questa questa credo sia quella più lunga fatta infatti non, non finiva mai nel timelapse non l'avete vista ma sta cosa era interminabile perché quando devi andare a piazzare le trapdoor non è semplice cioè è veramente una rottura mi eccita troppo sto fatto che una costruzioncina così piccola Dà il suo effetto, vedete? Io posso percorrere tranquillissimamente questa roba, posso anche scendere se voglio, cioè apro qui. E scendo per le scale. Il materiale che è stato più una rottura andare a procurare è stato questo qui ragazzi. Il copper dannato ossidato. Perché un conto è quando vai a procurarti il copper semplice, quello che insomma vai a craftare. Il problema è quando ti serve ossidato. Perché, non so se lo sapete, ma per ossidare questo blocco maledetto conviene fare una sorta di farm, tra virgolette farm. Vanno piazzati ogni 4 blocchi di distanza. Come vedete qui ho dovuto dedicare uno spazio bello piatto per piazzare sti dannati blocchi. Veramente una rottura pazzesca. Non provate a fare i muri azzeccati di blocchi perché ci vorrà una vita per farli ossidare, ve lo dico. Ovviamente ogni dannato blocco che vedete qui di copper è stato cerato. Bisogna fare questa cosa perché altrimenti si vanno ad ossidare giustamente dopo un po' di tempo. Qui su ci verrà una zona di giardino, tra virgolette, perché comunque ho preso spunto da un'immagine su internet di una casetta che si trova in America, non so dove, c'è un palazzo che si trova in America e questo palazzo aveva in cima proprio qui una zona naturale, no? E quindi si sì, metteremo tra un episodio e l'altro una roba del genere. Detto questo, signori, noi ci vediamo in un prossimo episodio. Spero che questo vi sia piaciuto. E approfitto per augurarvi anche un buon Halloween, fate i bravi e abbonatevi su Twitch, ragazzi. Non fatemi diventare un barbone come questo qui. Seguitemi su Telegram, seguitemi su Instagram e attivate la campanellina di YouTube. Alla prossima, ragazzi! Ciao a tutti.